Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare delle ultimissime novità riguardanti iPhone 13. E sì, avete capito bene, iPhone 13. Ma prima, sigla! Prima di cominciare vi ricordo di entrare nel mio canale Telegram e di iscrivervi al canale, mettere like e commentare il video e condividetelo con i vostri amici. Mi raccomando, guardatelo fino alla fine, ci sono importanti novità. Avete capito bene, si chiamerà iPhone 13. Perché? Perché avverranno dei cambiamenti estetici. Infatti la notch sarà del 33% più piccolo, almeno questo è quello che si crede. Infatti, come potete vedere da queste immagini, ci sono display per iPhone 13 mini, 13 e 13 Pro e 13 Pro Max. Sì, avete capito bene, ci sarà pure l'iPhone 13 mini, anche se quest'anno diciamo che l'iPhone 12 mini è stato un po' un flop di vendite. Comunque ci sarà ugualmente. Ovviamente non toglieranno mai la notch, non faranno mai quei buchi o fotocamere sotto il display, perché oramai è diventato il segno distintivo di Apple, come il tasto home prima. Dovranno ingegnarsi qualcosa, ma fino a quel momento rimarrà la notch, grande o piccola, rimarrà sempre. Come vi ho già detto, si chiamerà iPhone 13, anche se nella cultura anglosassone porta sfiga, si chiamerà ugualmente iPhone 13. Perché non è mai esistito un iPhone S con cambiamenti estetici, e diciamo che questi comunque sono abbastanza importanti, perché la forma rimarrà ugualmente squadrata, diciamo la scocca, però la notch cambia, comunque 33% più piccola, beh, un po' di differenza credo che c'è. E come fanno a farla più piccola? Beh, hanno semplicemente spostato la capsula auricolare più in alto. Ovviamente lasceranno Face ID, fotocamera frontale con la altissima qualità che ha e sblocco 3D. Riguardo la batteria non ci sono ancora notizie, riguardo la fotocamera si ipotizza, però capite bene, si ipotizza, non è quasi sicuro come gli altri leak, si ipotizza che ci sarà un miglioramento di fotocamera almeno sui modelli Pro da 12 megapixel a 18 o 24, perché infatti la fotocamera alla fine è la stessa dall'iPhone 8, non è mai cambiata, la principale è sempre la stessa, certo con l'ottimizzazione dei vari aggiornamenti, dei vari processori, però la fotocamera è sempre la stessa. E quindi cosa ci dobbiamo aspettare oltre alla notch più piccola del 33%? Anche un processore A15 sui modelli normali, mentre sui modelli Pro probabilmente ci sarà il processore A15X, diciamo leggermente potenziato, quello che metteranno probabilmente pure sugli iPad Pro. Ovviamente mi sembra di non aver capito. Potrebbe essere che quasi sicuramente ci sarà il modello da 1 TB di memoria nella versione Pro e Pro Max, e mi sa che si partirà su tutti i modelli da 128 GB. E basta ragazzi, queste sono le ultime notizie, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete like, commentate e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, entrate nel canale Telegram, link in descrizione.